Ventesimo appuntamento della stagione invernale da San Rossore, ben ritrovati dall'ippodromo di Pisa. Oggi due handicap principali, il premio Barbaricina e il premio Enrico Camici a tenere banco, ma anche l'evento finale della San Rossore Women Cup con la disputa del premio Donne d'Italia. Tempo variabile a San Rossore, terreno leggermente pesante, vediamo com'è andata e ci ritroviamo in chiusura di trasmissione. Tutto è pronto agli ordini dello starter. Partiti. Noxil Bullet abrasivo, ora Desideri Punta Arenas con Noxil Bullet che va in vantaggio a largo ora dei Desideri lungo lo steccato abrasivo, i tre seguiti da Punta Arenas con Noxil Bullet che è in vantaggio. Ora converge in corda Noxil Bullet avendo all'esterno ora dei Desideri, terzo in corda abrasivo con di fuori Punta Arenas. Questa è la situazione dopo 500 metri di gara con Noxil Bullet, ora dei Desideri, abrasivo e Punta Arenas, quartetto compatto a metà curva con ora dei Desideri che tende a passare su Punta Arenas al suo esterno, Noxil Bullet abrasivo. Punta Arenas segue sempre ora dei Desideri, in terza posizione passa abrasivo superando Noxil Bullet. Addirittura ora e Punta Arenas uno davanti all'altro, poi abrasivo e Noxil Bullet con ora Desideri che prova a ripartire sotto la minaccia di Punta Arenas, poi abrasivo e Noxil Bullet. Con Punta Arenas che si impegna su ora Desideri, gli dà la puntata Punta Arenas, è pericolosa Punta Arenas, attacca a fondo ora dei Desideri, si finisce testa a testa, ora Desideri che prova a ripartire su Punta Arenas, alla fine con sofferenza ora Desideri batte Punta Arenas e per la terza più indietro abrasivo precede Noxil Bullet. Fabio, all'inizio dell'addirittura sembrava un po' in difficoltà, ma era solo apparenza? Per lui 1750 possono essere un filo corti, quindi ha dato quell'impressione là. Infatti si è rimesso solo bene sulla di distanza. Sì, insomma. Sì, sì. Comunque è un gran bel cavallo. Bel cavallo, sì. All'esterno Moonlight Mall, Spetenka allo steccato prendere o lasciare, il terzetto precede Complication allo steccato Ultima Luna, davanti è andato prendere o lasciare che ha vicino a largo Moonlight Mall che rimane in mezzo alla pista, tra i due galoppa Spetenka, poi Complication in coda in corda Ultima Luna, prendere o lasciare ritmo alla corsa su Spetenka che rimane vicino e a largo Moonlight Mall, 1-2-3 in diagonale tra l'altro, poi Ultima Luna con vicino Complication,
dopo circa 500 metri, prendere o lasciare Spetenka in terza corsia, Moonlight Mall dietro ai tre, ultima luna con di fuori Complication. In curva prendere o lasciare Spetenka sempre uno accanto all'altro, vivendo in terza corsia costante Moonlight Mall, i tre a precedere ultima luna all'interno di Complication. Si viaggia in tre cavalli in linea con Moonlight Mall che forza in terza corsia per andare su prendere o lasciare, che prova a allungare. Spetenka ha perso il break, rimontato di dietro da Complication. Quando si entra addirittura prendere o lasciare contro Moonlight Mall che lo attacca. Dietro due Complication, ultima luna e poi Spetenka che praticamente finisce ben presto le energie migliori, prendere o lasciare riparte. Mentre Complication in mezzo alla pista sta lottando con Moonlight Mall che prova a tornare su prendere o lasciare. Prendere o lasciare ancora in vantaggio, inseguito da Moonlight Mall e Complication. Nel finale prendere o lasciare, Moonlight Mall, Complication, 2-3-4. La passione delle corse a San Rossore e dintorni si vede anche da alcuni dettagli. Nelle scuole c'è chi deve preparare un argomento per l'esame di terza media, la materia è tecnica e questo nostro giovane amico Andrea Lucisano, con l'aiuto della sorella Silvia, ha deciso di realizzare un ippodromo. Andrea, come ti è venuta questa idea? Ovviamente, insomma, direi che all'ippodromo sei abbastanza di casa. Sì. E come l'hai realizzata? Erba finta, dei sassolini, della ghiaia. Devo dire che Andrea, a microfono spento, è uno che non sta in silenzio un minuto. Adesso con la telecamera davanti è anche un po' arrossito. Insomma, questo è un esempio per far vedere come anche a scuola si può portare la propria passione e l'amore che si ha per questo sport. Sì. Ci hai messo anche tuo padre, insomma, in qualche maniera, che fa il trasportatore dei cavalli. Insomma, hai trovato qualcosa che potesse accontentare anche gli altri in famiglia. Tra l'altro so che hai usato anche delle cose che erano di tua sorella, per esempio, per fare la tribuna. Sì. Cos'era questo? Un portasmalti. Bene, quindi Silvia è senza portasmalti, però adesso abbiamo questo bel plastico e dopo che Andrea lo avrà portato all'esame di terza media, il prossimo anno, il prossimo autunno, sarà ospitato in una delle tribune qua dentro l'ippodromo. Bravo Andrea. Grazie. Tutto è pronto, via gli uomini a posto dietro, le frasi di rito, partiti. Può divagare per andare davanti perché sono in quattro in linea,
in pratica con Casomai, Fantastic Secret. Allo steccato c'è Dirty Move in quarta corsia Zugn, dietro i quattro torna Sorrento, passa Fantastic Secret con la scia Casomai, all'esterno Zugn, poi torna Sorrento, Dirty Move, staccato Congoli. Bella frazione di Fantastic Secret per respingere Zugn, dietro i due Casomai e torna Sorrento, poi Dirty Move, si entra addirittura Fantastic Secret con all'esterno Zugn che lo attacca a più riprese, dietro i due torna Sorrento, Casomai, Dirty Move, è staccato Congoli, Fantastic Secret alla frusta per respingere Zugn che lo aggredisce, ora tutte e due a frusta alzate, Claudio all'interno e Fabio di fuori con Fantastic Secret contro Zugn, Zugn che prova a passare ed è un po' disordinato, cambia frusta allora Fabietto, prova a rientrare Claudio di dentro con Zugn in vantaggio di un collo, ora di un'incollatura abbondante ed è Zugn che alla fine batte Fantastic Secret, terzo Casomai e quarto torna sul rientro. Con il paraocchi Fabio decisamente meglio, anche se ancora un po' scoordinato, sì, addirittura. Molto meglio col paraocchi, però si fermano anche. È un po' particolare. Hai dovuto però usare oggi, un po' di mestiere. Sì, però oggi devo dire che rispetto alle altre volte ha fatto vedere un attimino che sa galoppare. Questo pomeriggio all'ippodromo ospitiamo la squadra operativa soccorso. Francesca Dendi ci spiega che cosa fanno e che cosa rappresenta questo gruppo. Questo gruppo è stato formato nel 2012, è un'associazione di volontariato di protezione civile con la caratteristica di occuparsi di soccorso acquatico, alluvionale e subacqueo, una caratteristica abbastanza ricercata, quindi un nucleo di tecnici operativi sulle emergenze e fanno attività di prevenzione e informazione nelle scuole. Quindi andate a trovare i giovani nelle scuole per insegnare? Per insegnare e soprattutto per educare alla sicurezza. L'anno scorso il nostro progetto è stato vincitore del premio Verdigi, siamo andati in circa 30 classi con più di 650 ragazzi. Quest'anno stiamo continuando il nostro cammino. Siete collegati strettamente con la protezione civile? Assolutamente, siamo iscritti alle liste provinciali, regionali e nazionali. So che collaborate anche con un gruppo cinofilo. Assolutamente, Cinofili Terranova, sono la scuola italiana Terranova che partecipano con noi alle varie manifestazioni, alle varie attività in acqua e con i ragazzi. Che cosa possiamo fare per aiutarvi? Per noi il sapere... sì, abbiamo bisogno di soci perché i nostri volontari sono pochi e soprattutto se qualcuno ci vuole aiutare, noi siamo iscritti nelle liste del 5 per 1000 per un aiuto concreto e economico. Infatti siete una onlus, per cui c'è questa possibilità, 5 per 1000 all'atto della dichiarazione dei redditi. Assolutamente, assolutamente. Tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito che è www.sospisa.org. Francesca, grazie per essere stati in nostra compagnia, è sempre utile fare promozione a queste iniziative. Grazie, grazie a voi di averci ospitato. Parte sinistra del tracciato, Turmalina. È in vantaggio con di fuori Thunder, in corda Twilight Zone, con di fuori Bonnie Acclamation nella scia Bibock, in sesta posizione segue sempre Parpignol.
in coda c'è Red Spirit. Attacco della retta di fronte senza cambiamenti sostanziali. Turmalina Thunder, Twilight Zone, Bonnie Acclamation, Bebok, poi Parpignol ed in coda Red Spirit. Siamo in piena curva, si entra nella parte nuova dove il terreno è soffice ma non pesante ed è Turmalina Thunder, Twilight Zone, Bonnie, stesso schema. Poi muove Red Spirit in terza corsia andando su Parpignol, Bebok, si intersezione delle piste, si allunga ora con Turmalina e Thunder inseguiti da Twilight Zone e Bebok in corda, di fuori invece Bonnie Acclamation e Red Spirit, poi Parpignol, Turmalina e Thunder alle prese, poi cerca il varco Twilight Zone, all'esterno c'è Red Spirit che sta avanzando, Red Spirit che va in prima linea, attacca Turmalina, poi Bonnie Acclamation, poi Thunder e Parpignol con la lotta tra Red Spirit che è passato, Turmalina che prova la replica, poi sono in lotta Bonnie Acclamation, Thunder e Parpignol, Red Spirit, Cristina Bezzecova che va a vincere. Turmalina è seconda, appena terza Parpignol e Thunder vicini. Andiamo incontro a Cristina Bezdekova che con Red Spirit ha vinto anche l'ultima tappa della San Rossore Women Cup. Cristina, hai aperto con Middle Grey e hai chiuso con Red Spirit. Perfetto, piace così. Un po' di incertezza del cavallo alla sgabbiata? Sì, perché cavallo comunque deve correre da dietro. Si è un po' seduto sulle gabbie e mi è sgabbiato male. Poi il finale non ha avuto alcun problema. Avevo problemi a tenerlo. Brava Cristina, e adesso vediamo con quest'ultima corsa come sarà la classifica finale della San Rossore Women Cup. E adesso la premiazione del trofeo, secondo anno della San Rossore Women Cup, dopo 5 corse al terzo posto si classifica Evelyn Powell che è in Texas, buon per lei, e quindi consegniamo il premio offerto dal San Rossore Turf Club, che è un bellissimo foulard, lo consegniamo per Evelyn Powell a Claudia Wendel, che è quella che viene da più lontano, e poi dopo faremo arrivare ad Evelyn Powell il premio. Per cui grazie Claudia per essere venuta quest'oggi a San Rossore e ti aspettiamo in una delle prossime occasioni. Il secondo premio, seconda classificata nella San Rossore Women Cup, è Cristina Bezdekova, alla quale va un premio offerto da Isellai di Pisa, a consegnarlo è Alessandro Pisani. Ha vinto l'anno scorso un weekend a Madrid che ancora non ha sfruttato, vorrà dire che allungherà la sua permanenza a Madrid, ci starà 4 giorni invece di un weekend. Deborah Fioretti che vince di nuovo la San Rossore Women Cup, a consegnare il premio è Ilaria Merlin per l'agenzia Treno Pisa Tour e la Top 5 Viaggi. Brava Deborah, e adesso questa vacanza devi farla.
Quest'anno il premio Pisa si disputerà il 20 marzo, quindi fra due domeniche, tra pochissimo tempo. E il tema che abbiamo voluto dare a questa giornata di corse, per noi così importante, è aggiungere un tocco d'eleganza, per cui il titolo di questa giornata sarà Hats Day a San Rossore, tanto di cappello. Con la ditta Royal di Pisa abbiamo infatti deciso di premiare la signora più elegante, il signore più elegante, che devono però indossare un cappello. Questo sarà premiato con un ricco buon acquisto da spendere in questo negozio Royal di Pisa. Grazie quindi a Royal di Pisa e mi raccomando, tanto di cappello per il giorno del premio Pisa. La curva Shocking Blue di dietro Kanke Yunga, 5 cavalli raccoltissimi nonostante il 2004. E allora ora Kanke Yunga torna in vantaggio su Shocking Blue, che precede Cospirator con di fuori Touche Eclatante in coda Burgraf. Quando inizia a piovere a metà della retta di fronte, prima dell'ampia curva, Kanke Yunga, Shocking Blue, Cospirator, Touche Eclatante in coda al quintetto Burgraf. Dopo il primo strappo, ora andatura regolare, quella che impone Kanke Yunga, la impone a Shocking Blue e Cospirator, a Touche Eclatante. Il quintetto è chiuso da Burgraf. Sulla curva Shocking Blue torna ai lati di Kanke Yunga, che allunga ancora. Poco prima dell'intersezione delle piste, Kanke Yunga, Shocking Blue, Touche Eclatante all'esterno di Cospirator, poi Burgraf con Kanke Yunga, Shocking Blue, Touche Eclatante e Cospirator, i quattro allungano da Burgraf. Quando Kanke Yunga scappa da Shocking Blue, dietro i due Cospirator e Touche Eclatante, poi allo steccato Burgraf, addirittura in mezzo alla pista Kanke Yunga, di fuori il Shocking Blue, di dentro Cospirator, largo Touche Eclatante, allo steccato Burgraf con Shocking Blue e Cospirator che vanno su Burgraf, che ha guadagnato molto nella scurvata. Shocking Blue, Cospirator, poi Burgraf, a largo di tutti Touche Eclatante, lontano dai cavalli, Cospirator contro Shocking Blue, testa a testa Umberto che mette la frutta a sinistra, invece ce l'ha a destra Shocking Blue con Fabietto che sta passando. Shocking Blue in vantaggio su Cospirator nel finale. Shocking Blue, Cospirator, Burgraf. Tre vittorie per lui e morale che torna un po' alto. Ci voleva, Fabio? Per iniziare l'anno, dai, stiamo andando bene. Shocking Blue, sempre al lato dei primi a sollecitare l'andatura. È un cavallo di passo, dà il minimo indispensabile. Non è proprio la monta perfetta per me, però cerco di adattarmi.
partiti. Dall'esterno Halfway su Amadeus Cole che si copre, all'esterno Musa d'Oriente, poi ci sono anche Backstage Gossip, Wonderful Wind, il grigio To Shade of Grey si copre in corda davanti a Sognando la Cometa, che ha all'esterno Heart of Dreams ed in coda Marvin Thunders. Halfway senza strappo, ha in vantaggio su Musa d'Oriente che accompagna, in corda e acquattata Amadeus Cole con To Shade of Grey che hanno all'esterno Wonderful Wind e in terza corsia Backstage Gossip, poi Sognando la Cometa che ha di fuori Heart of Dreams e Marvin Thunders. Quando si entra addirittura in mezzo alla pista c'è sempre Halfway con all'esterno sempre Musa d'Oriente, nella scia Amadeus Cole, verso l'interno sono To Shade of Grey, Wonderful Wind, Heart of Dreams, Sognando la Cometa, con Wonderful Wind che muove l'attacco di Halfway che rimane però in vantaggio, cerca lo steccato su Wonderful Wind, all'esterno Musa d'Oriente, allo steccato To Shade of Grey con Halfway, Wonderful Wind fino in fondo, Halfway, Wonderful Wind, Musa d'Oriente fino in fondo, Wonderful Wind che batte Musa d'Oriente e Halfway. Alessandro Fiori che torna a vincere una bella corsa, bravo Alessandro. Grazie mille. Raccontaci un po' com'è andata con partito questo vento meraviglioso. Partito bene, ho preso posizione, addirittura sono venuto un po' al di dentro perché lui ama il terreno, con 51 kg così ho sfruttato il peso e mi ha risposto sempre bene alla grande. Il proprietario ha fatto la danza della pioggia fino all'ultimo, ma insomma per fortuna non ce n'è stato bisogno. Meno male, guarda. Bene, bene, bravi, complimenti. La scorsa settimana dopo la vittoria nella corsa della Reebok Cup il proprietario ci disse: beh, questa settimana lo lascio tranquillo e torno domenica per il Camici. Così è stato, una bella vittoria per Wonderful Wind nel premio Enrico Camici. Tra poco la premiazione. Come si fa? Ho visto a capire, Razza d'Arcadia, in terza corsia Miraglia, in corda Lord Fabren, poi Votan e La Gasca, con Miraglia che muove su Razza d'Arcadia, in anticipo lungo sulla Gasca e Votan, davanti Battier. Battier, Razza d'Arcadia, di fuori Miraglia, poi La Gasca che segue Miraglia insieme a Votan, addirittura Battier che gira in corda e scappa da Miraglia, Razza d'Arcadia con all'esterno La Gasca, poi Votan, con Miraglia che prova ad andare a prendere Battier, anticipo lungo sulla Gasca, poi Votan e Razza d'Arcadia, con Miraglia che agguanta Battier e ingaggia duello, La Gasca non guadagna, Votan neanche, Miraglia attacca violentemente Battier, testa a testa, Miraglia all'esterno che sta passando il leggerissimo vantaggio, ma di dentro Battier non si dà per vinto, Battier rientra Miraglia, Battier e Miraglia vicini davanti a Votan e La Gasca.
vediamo l'altra, che sono molto vicini, ma molto vicini, guardate anche voi, ve l'ho detto. Anche per oggi è tutto, vi aspettiamo con la prossima giornata di corse a San Rossore, giovedì 10 marzo, inizieremo intorno alle 14.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia e appuntamento a giovedì prossimo.